Cari amici di Rosso Parma, siamo qui con Giorgio Del Sante a parlare dell'ultima, una delle iniziative riguardante la disabilità, che si chiama MUNUS. Cos'è praticamente? Allora, prima di dirvi cos'è MUNUS, la cosa più bella, credo, in questo momento è quella che lei ha detto prima sottovoce. Io ho 18 anni ed è quindi splendido, è vero che sono 18, ok, è splendido poter parlare di una cosa, qual è MUNUS, che è un comitato che vuole agire in favore del benessere di una comunità. È fatto da persone fisiche, questo comitato è fatto da istituzioni professionali. Il compito è raccogliere donazioni che vadano poi a favore di organizzazioni non profit che possano sviluppare progetti nell'ambito dell'educazione, della formazione, della beneficenza, dell'assistenza alla disabilità, tutto quello che può farci sentire una comunità che cerca di realizzare per tutti il meglio possibile nella vita che ogni giorno dobbiamo. Così. Abbiamo la responsabilità e mi permetto di dire anche il piacere di vivere, perché se tutti siamo insieme anche qualche difficoltà si attenua. Avete già un piano per le raccolte fondi che farete Sì, in noi abbiamo futuro? già operativi 7 fondi, dicevo prima, forse quello più conosciuto è il Parma Facciamo Squadra, ma c'è stato anche un fondo per l'evento che nessuno voleva che ci succedesse, che era l'alluvione. Ci sono fondi costituiti anche da famiglie, da persone fisiche in ricordo di loro cari. Oggi facciamo questo importante con l'USL, le case della salute, per raccogliere supporti di aiuto a persone disabili, supporti di trasporto, supporti per la lettura, supporti per la vita normale, quindi non sanitaria e basta. E prossimamente abbiamo possibilità, magari in autunno ormai, di aprire altri fondi per altre destinazioni. Grazie mille e buona fortuna. E grazie a voi e complimenti.